Quello che noi abbiamo stabilito è che, proprio perché si tratta di una separazione consensuale che dovrà permettere alle due diverse scelte che abbiamo davanti e che non riuscivamo a conciliare, cioè quella di chi vuole proseguire la nostra esperienza politica all'interno della coalizione di centrosinistra o di chi sta lavorando per ricostruire un patto di centro nella coalizione di centrodestra, dovevamo, giustamente per la storia che avevamo e perché i gruppi parlamentari sono il frutto della storia di tutti questi 5 anni, dare la possibilità ad entrambe le opzioni e le scelte di poter presentare le liste nella coalizione con ai sensi della legge, non raccogliendo tra virgolette le firme, e questo lo possono fare i gruppi parlamentari. In questo caso i gruppi parlamentari rimarranno uniti fino alla fine della legislatura e un gruppo parlamentare e l'altro gruppo parlamentare permetteranno, in funzione della strada che sarà individuata e che sarà affidata ovviamente alle persone che porteranno avanti questa strada, penso a Beatrice Lorenzin per quanto riguarda la scelta opzione di centrosinistra e al sottoscritto per quanto riguarda l'opzione di centrodestra, di vedere le modalità con cui poi i gruppi parlamentari potranno garantire questo. Dico che da domani mattina partiranno gli incontri assoluti con tutte le dal mio punto di vista, per dare il contributo a che si possa fermare una forte coalizione, una forte proposta di centro moderata nella coalizione di centrodestra. E penso agli interlocutori che sono ovviamente Fitto, Costa, Zanetti, Tosi, ma penso anche a Parisi, penso anche a Cesa, perché io credo che sarebbe una azione irresponsabile quella di non cercare di metterci insieme.